Buongiorno e buon lunedì a tutti quanti. Vogliamo iniziare questa settimana con tanto, tanto amore verso l'umanità, verso i fratelli, sorelle, amici, tutti quanti. E che possiamo veramente aiutarle anche con un piccolo fiore, dire fratello, sorella, ti amo, è l'amore del Signore. A volte questa piccola parola come un fiore fa miracoli. Persone che si sentono sole, abbandonate, sapendo che c'è qualcuno che lo chiama per telefono o per via internet o per che ci va a casa o lo visita, per queste persone è un miracolo. E stamattina mi sento nel cuore di dirvi, adoperiamo questo sistema, chiamiamo il fratello, la sorella che da tanto tempo che non la sentiamo. A volte una telefonata non costa caro, ma da quel senso di vita per quelle persone abbandonate a se stesse, parlandogli di Gesù, sapendo che Gesù ancora una volta opera miracoli per tutti. Adesso vogliamo mettere il messaggio di oggi. Giorno e buon lunedì. Inizio di una settimana segno dell'amore. In Cristo Gesù. Gloria a Dio. Amen.
Bene, vogliamo pregare stamattina. Il messaggio l'ho mangiato, come vedete ho messo diverse cifre. Buongiorno e buon lunedì, inizio di una settimana, segno dell'amore in Cristo Gesù. Amen. Bene, che ne andiamo in capo. Alleluia. Grazie Padre, grazie Dio d'amore, grazie mio Signore, grazie mio Gesù, mio fratello maggiore. Ti voglio ringraziare per la gioia di stamattina, sentendomi più migliore degli altri giorni stamattina. Ti voglio dare onore, ti voglio dare ciò che tu mi hai donato, quella piccola parte che posso di devozione, di amore e di potenza, Signore. Perché a te, Padre, come dici tu, basta il nostro cuore devoto a te. E stamattina il mio cuore è ben disposto a darti gloria, a darti onore, a darti potenza. Grazie Padre di quello che hai fatto in questi giorni, ancora stanotte Signore, ancora continua stamattina, tutto il giorno, tutta la settimana, tutto il mese, tutto l'anno, tutta la vita, finché tu ci rapirai. E ci porterai con te. Grazie, Padre. Continua a benedire i miei fratelli, sorelle, amici e anche i miei nemici, se ne abbia ancora. Penso che non abbia più nessun nemico, perché sto pregando con tutto il cuore che tutta l'umanità mi sia amica, amico, per sempre. Perché li amo con tutto il cuore, ancora prima di conoscerli. Sapendo che un giorno dovremmo avere delle discordie, già anticipatamente prego che non li abbia, che ci perdoniamo a vicenda ancora prima che succedesse o succeda. Grazie Padre, grazie Dio d'amore, grazie mio Signore. Benedici ancora le nostre famiglie, Signore. Benedici ancora mia moglie. Aiutala, sostienila, dagli coraggio, falla forte, Signore, che anche lei possa capire quanto tu l'ami nell'amore del tuo figliolo Gesù Cristo. Benedici ancora mia nuora nella sua gravidanza, aiutala, sostienila, che questo bambino possa nascere alla gloria tua, Signore. Senza complicazioni, senza nessuna difficoltà, perché sapendo che ho messo questo nelle tue mani attraverso Gesù. Benedici ancora il mio genero, dagli calma, tranquillità, serenità in famiglia, ogni cosa possa andare secondo la tua volontà. Aiutalo, sostienilo. Quello che gli manca, Signore, soccorre, soccorre, Signore. Benedici ancora i miei nipotini, Signore, sia
qui in Germania che in tutto il mondo intero. Benedici ancora i miei consociati, sia quelli che sono qui in Germania che in Italia. Grazie, Padre. Ancora benedici i miei amici, i miei nemici. Vai, che possono diventare ancora meglio dei miei amici. Grazie, Padre. Ti prego ancora stamattina, Signore, per tutto quello che ti ho chiesto in questi giorni, per l'abbondanza in questo mondo, che questa carestia possa terminare, Signore. Al più presto, Signore. Ma sia fatta la tua volontà e non la mia, Signore. Quel che ti chiedo per amore del tuo popolo, vedo che sta soffrendo molto, Signore. Ci sono persone che muoiono di disperazione. Grazie, Padre. Oh, buon Padre Celeste, ancora ti ringrazio per quello che farai ancora per me. Usami. Usami per la tua gloria, per il tuo amore, per la tua potenza, per la tua grandezza, Signore. Grazie. Ti ringrazio, ti lodo, nel nome di Cristo Gesù, che tu l'hai benedetto in eterno. Amen. Mie care, nella grazia, vi saluto nella pace del Signore. Con una stretta le braccia come ogni mattina, ogni giorno e con un grande bacio a tutti quanti, con amore in Cristo Gesù. Gloria a Dio, alleluia. Santo sei, Signore, Dio dell'universo, il cielo e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nella